Una festa della santità di chi sa vivere ogni giorno il proprio battesimo e per i cristiani che lavorano insieme per raggiungere la santità nell'unità. Nella solennità di tutti i santi, Papa Francesco è entrato in vetturetta elettrica nello stadio Swedbank di Malmo prima di celebrare la messa per la piccola comunità cattolica svedese, alla presenza dei vertici della Federazione Luterana Mondiale e dell'Arcivescovo della Chiesa di Svezia, Jäkelen, insieme alle delegazioni ecumeniche che hanno partecipato alla commemorazione comune luterano-cattolica della Riforma. Nell'ultima tappa del suo viaggio in Svezia, il Papa ha spezzato il pane della parola per una comunità che cresce di numero, anche grazie all'immigrazione di polacchi, croati, latinoamericani e cristiani del Medio Oriente. In spagnolo ha commentato il Vangelo delle Beatitudini, carta d'identità del cristiano, evidenziandone una: beati i miti. La mitezza, ha spiegato, ci avvicina a Gesù e ci fa essere uniti tra noi. Fa sì che lasciamo da parte tutto ciò che ci divide e ci oppone e che cerchiamo modi sempre nuovi per progredire sulla via dell'unità. Come hanno fatto le svedesi Santa Maria Elisabetta Hesselblad e Santa Brigida, copatrona d'Europa, che hanno pregato e lavorato per stringere legami di unità tra i cristiani. E davanti ai dolori e le angosce del nostro tempo, Papa Francesco ha indicato nuove situazioni per vivere le beatitudini. Beati coloro che sopportano con fede i mali che altri infliggono loro e perdonano di cuore. Beati coloro che guardano negli occhi gli scartati e gli emarginati, mostrando loro vicinanza. E poi ancora, beati coloro che proteggono e curano la casa comune e che rinunciano al proprio benessere per il bene degli altri. E beati, infine, coloro che pregano e lavorano per la piena comunione dei cristiani. Tutti sono portatori della misericordia e della tenerezza di Dio e da Lui riceveranno la ricompensa meritata. Dopo il saluto del Vescovo di Stoccolma, Anders Arborelius, il Pontefice, prima dell'Angelus, ha incoraggiato i cattolici svedesi a vivere la vostra fede nella preghiera, nei sacramenti e nel servizio generoso verso quanti sono bisognosi e sofferenti. Vi esorto, ha proseguito, ad essere sale e luce nelle circostanze in cui vi trovate a vivere e con grande rispetto e solidarietà verso i fratelli e le sorelle delle altre chiese e comunità cristiane e verso tutte le persone di buona volontà.